Video News di lunedì 20 novembre 2023, questi i titoli: incidente in A14, strage di polli tra Civitanova e Porto Sant'Elpidio, a Castelraimondo un focus sulla violenza di genere, Treia presenta la stagione teatrale 2023-2024, infine per lo sport il Tolentino finalmente vince tra le mura amiche. Bentrovati, apriamo con una notizia che arriva da Pesaro. È morta domenica Ercolani, aveva 113 anni, era la persona più longeva d'Italia, nata a Urbino il 3 luglio 1910, ha sempre fatto la casalinga, era moglie di un capostazione che non si è mai mosso dalla provincia di Pesaro Urbino. Ad assisterla fino all'ultimo la figlia 87enne Alessandra Rupalti. Domenica era nota anche per non aver mai preso medicinali né dovuto affrontare malattie invalidanti. Un fisico eccezionale l'aveva definita il suo medico. E da Pesaro andiamo invece in provincia di Macerata, strage di polli in autostrada. Si ribalta il rimorchio di un tir carico appunto di polli, traffico in tilt sulla 14. L'incidente si è verificato poco dopo le 8 di questa mattina tra i caselli di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Per cause in corso di verifica, il camion che viaggiava in direzione sud ha perso il rimorchio che conteneva all'interno pollame vivo. Diversi esemplari chiaramente durante l'impatto sono deceduti. E restiamo in provincia di Macerata, ma cambiamo argomento. Furto in casa a Villa Potenza. I ladri escono a pancia piena. La figlia della proprietaria di casa è la terza volta che visitano quell'appartamento. Hanno portato via un carillon della mia ex cameretta, dove all'interno c'erano anche alcuni anellini d'oro, ma di pochissimo valore, e forse, non trovando di meglio, hanno addirittura svuotato il frigorifero. E dalla cronaca andiamo invece a vedere per quanto riguarda la qualità della vita nelle Marche, quali sono i numeri? Ascoltiamo. È stata resa pubblica l'indagine sulla qualità della vita del 2023 realizzata da Italia Oggi e Ital Communication in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, giunta alla 25esima edizione. Ancona, nella classifica finale sulla qualità della vita, si posiziona al 28esimo posto su 107 province esaminate. In materia di affari e lavoro, la regione Marche è fuori dalle prime 10 posizioni, a maggioranza occupate da province del nord Italia. Compare infatti con Pesaro Urbino al 23esimo posto. In materia di disoccupazione maschile, nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni, le Marche compaiono con la prima provincia, Fermo, in 17esima posizione, mentre per quanto riguarda la disoccupazione femminile, Fermo si trova al 20esimo posto. Nel sistema salute, Ascoli Piceno è invece in 25esima posizione. Per quanto riguarda il quadro generale, Bolzano, seguita da Milano e Bologna, guadagna il podio della classifica annuale nell'indagine. In fondo alla classifica, come nel 2022, c'è invece Crotone, insieme alle province siciliane di Messina e Caltanissetta. Inoltre, la ricerca conferma una tendenza: la frattura tra il centro-nord più performante e resiliente e l'Italia meridionale e insulare caratterizzata da una persistente vulnerabilità. Lo studio si articola in 9 dimensioni d'analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e turismo, reddito e ricchezza, e in 14 sottodimensioni e 92 indicatori di base. Il rapporto sulla povertà in Italia evidenzia una situazione particolarmente difficile anche nella nostra regione. Lo dice il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Mastrovincenzo, che aggiunge: sono 14.956 le famiglie assistite dalla Caritas nella nostra regione, che in termini percentuali è la seconda in Italia dopo la Liguria nella triste classifica del numero di famiglie assistite rispetto a quelle residenti, con una media nazionale che è dell'1% rispetto al 2,4% delle Marche. Le Marche sono poi ampiamente sopra il dato nazionale anche per quanto riguarda
i nuovi ascolti nelle strutture della Caritas, 46,6% rispetto al 45,3%. E cambiamo argomento: la Commissione regionale pari opportunità esprime profondo sconforto per l'ennesimo femminicidio che ha come vittima Giulia Cecchettin, ad esprimere profondo cordoglio chiaramente anche l'intero Consiglio regionale, oltre al presidente Acquaroli. E cambiamo ancora notizia, cambiamo anche argomento: aprire nuove opportunità turistiche partendo dai prodotti enogastronomici. Questo è il motivo della presenza del sindaco di Pieve Torino, Alessandro Gentilucci, all'ottava settimana della cucina a Parigi. Vediamo. Aprire nuove opportunità turistiche e commerciali, soprattutto per la valorizzazione delle nostre tipicità, approfittando di una vetrina d'eccezione. Parigi è la ottava settimana della cucina italiana nel mondo. Sintetizza così Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, la sua partecipazione alla missione organizzata dalla Regione Marche nella capitale francese, nell'ambito di una manifestazione internazionale che vede la cucina italiana protagonista e candidata a divenire patrimonio culturale UNESCO. Ho avuto modo mercoledì scorso di presentare e far conoscere le aree interne dell'Alto Maceratese a un parterre d'eccezione composto da tanti giornalisti stranieri, oltre che operatori del settore gastronomico. Al consolato italiano ho avuto modo poi di illustrare i nostri progetti, a cominciare dalle terre del tartufo che testimoniano un'eccellenza del nostro territorio. Il tartufo, appunto. E proprio in vista della prossima tappa che si terrà a Pieve Torina tra il 9 e il 10 dicembre, ho personalmente invitato giornalisti e operatori stranieri a partecipare perché possano scoprire i nostri tesori culinari e non solo. La delegazione marchigiana, guidata dal presidente della regione Francesco Acquaroli, ha creato occasioni di incontro con esponenti di primo piano del mondo della politica e del comparto agroalimentare, a cominciare dai ministri dell'agricoltura italiano e francese Francesco Lollobrigida e Marc Fesneau. È importante cogliere queste opportunità di confronto e scambio per ampliare la rete di relazioni e introdurre in contesti internazionali i nostri prodotti e le nostre realtà territoriali. Aprirsi quindi al mondo, conclude Gentilucci, è una delle chiavi che dobbiamo assolutamente giocare per il rilancio dei nostri territori. A proposito di prodotti e qualità del territorio, domenica tra territorio, trekking e enogastronomia, grazie alla sesta edizione della Marcia Longa del Verdicchio di Matelica. Più di 80 persone sono andate alla scoperta dei sapori e dei paesaggi delle colline della Sinclinale Camerta attraverso due percorsi a piedi di 11 e 13 chilometri con due guide escursionistiche abilitate che hanno accompagnato i gruppi nella camminata. Una bella domenica che ha visto tante persone impegnate dalla mattina al tramonto in una giornata organizzata alla perfezione dall'associazione Immaginaria in collaborazione con la Pro Matelica e l'associazione produttori Verdicchio di Matelica. Queste le parole del vice sindaco Dennis Cingolani, presente alla partenza dei due gruppi. E da Matelica andiamo a Castelremondo, dove la Consulta dei Giovani in collaborazione con il Comune presenta l'iniziativa Un Faro contro la violenza in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere. L'assessore Ilenia Cittadini ringrazia fin da ora la Consulta dei Giovani per l'attenzione e la cura nell'organizzare e proporre un'iniziativa su un tema così importante, soprattutto purtroppo in queste ore. E invece sabato 18 novembre protagonisti sono stati i ragazzi di San Severino Marche e dell'Istituto di Vini. Vediamo. Sabato 18 novembre l'ITTS di Vini di San Severino Marche ha ospitato l'incontro dal titolo Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese, organizzando nell'ambito delle attività di educazione civica, dove sono state condivise le esperienze, Ci sto a fare fatica, Cammino dei forti e Sentieri di Vini. A seguire le borse di studio dedicate agli studenti di meccanica in collaborazione con le aziende del territorio. È stata anche l'occasione per parlare di ricostruzione con il dirigente scolastico Sandro Luciani. Gli abbiamo promosso più che altro una vicinanza maggiore alla natura, alle bellezze di San Severino. Era presente anche il sindaco, il quale favorisce molto questo tipo di iniziative perché
il territorio delle Marche, ma della provincia di Macerata, l'Alto Maceratese, sono posti bellissimi da scoprire. Quindi ha preso la parola un'associazione che è nata proprio da ex studenti dell'ITIS, come il Cammino dei Forti, poi hanno preso la parola alcune associazioni di volontariato nel campo ambientale e poi esperienze che abbiamo fatto all'interno della scuola proprio nell'ambito di queste iniziative che vogliono portare i nostri alunni a una maggior responsabilizzazione e anche a una maggior partecipazione da protagonisti nel territorio. La seconda parte della mattinata invece l'abbiamo dedicata alle borse di studio di meccanica. Da alcuni anni la nostra scuola ha contatti molto stretti con alcune aziende e con queste aziende riesce a premiare gli alunni migliori della specializzazione di meccanica, i quali si sono distinti sia per il rendimento scolastico ma anche per il particolare, diciamo, approccio che hanno avuto nel momento in cui vanno a fare l'alternanza scuola-lavoro presso queste aziende. È chiaro che la richiesta delle aziende in provincia di Macerata è enorme, non abbiamo i numeri per poter soddisfare tutte queste richieste di lavoro e quindi è l'azienda che con la collaborazione con la scuola favorisce percorsi per l'avvicinamento degli alunni poi al mondo del lavoro. Per la ricostruzione sappiamo che è stato firmato un accordo che prevede che entro il 23 dicembre 2024 i lavori si siano conclusi. Il sindaco stamattina dice che ha avuto certezze che la ditta si sta riorganizzando per farli ripartire. Stanno concludendo i lavori della palestra, ma a noi ci interessa l'edificio principale, che contiamo appunto che possa essere ultimato nel gennaio 2025, di modo da dare come si può dire, uno sbocco definitivo alla locazione delle nostre aule. E speriamo che sia la volta buona e che quindi sia un vero successo la riapertura del Divini, che è un istituto che su questo territorio è fondamentale. È stata inaugurata sabato mattina 18 novembre la mostra personale di Riccardo Garbuia presso il CAG di Corridonia. L'esposizione è stata prevista come parte integrante del programma predisposto dall'Ordine Provinciale degli Architetti di Macerata nell'ambito dei festeggiamenti per i 100 anni dall'istituzione della figura dell'architetto in Italia e dei 40 anni della fondazione dello stesso Ordine Provinciale. La mostra sarà visitabile dal 18 al 23 novembre dalle ore 10 alle ore 12 e poi nei pomeriggi dalle ore 17 alle ore 20. E da Corridonia andiamo invece a Petriolo per interventi di ricostruzione per l'edilizia privata, per il recupero di siti di pregio storico ma anche per la realizzazione di spazi destinati alla socialità. Sono queste le principali direttrici previste dall'ordinanza speciale in deroga in favore del comune di Petriolo, approvata nei giorni scorsi dalla cabina di coordinamento presieduta dal commissario alla sisma Guido Castelli e di cui fa parte anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. In totale per il centro storico di Petriolo arriveranno 3,8 milioni di euro in più. E a proposito di territori, una nuova mostra fa parte del cartellone di Tolentino. Vediamo di cosa si tratta. Alessia Pupo, vice sindaco del comune di Tolentino, dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto a gennaio, oggi l'inaugurazione a pochi mesi di distanza di questa bella realtà che è questo museo particolarmente inclusivo. Il museo civico archeologico diventa davvero un museo per tutti. Sì, oggi è un bel giorno perché rispetto a gennaio avevamo presentato il progetto nato dalla sinergia e collaborazione con l'Università di Macerata e la spin-off Play Marche e oggi vediamo la realizzazione di questo progetto molto importante. Ricordo che siamo riusciti a vincere un bando del Ministero della Cultura, fondi importanti che provengono dall'Unione Europea inseriti nel piano, nel PNRR, nella missione riguardo la cultura e soprattutto l'abbattimento delle barriere, di ogni barriera nei nostri musei. Quindi oggi diventa veramente il museo di tutti con l'ausilio di nuove tecnologie che permetteranno a un numero maggiore di utenti di visitare e di raccontare le bellezze di questo patrimonio incredibile che abbiamo a Tolentino. Un grande lavoro di squadra, io non posso non ringraziare, oltre naturalmente l'Università e la spin-off,
off dell'Università di Macerata, anche la nostra struttura comunale e in particolar modo l'Ufficio Cultura per il lavoro straordinario che è stato fatto. Devo anche dire che oggi il museo diventa ancor di più amico dei bambini, perché qui, grazie a tutta una serie di tecnologie, dai laboratori multimediali, QR code, tablet, sarà un museo veramente dove i bambini potranno sentirsi a loro agio e comprendere ancora di più la bellezza che abbiamo a Tolentino. Magnifico rettore dell'Università di Macerata, si concretizza una collaborazione che sul territorio vede due istituzioni molto importanti per la realizzazione di una nuova progettualità di museo all'avanguardia e che soprattutto è molto inclusiva. Noi siamo molto soddisfatti del risultato di questo bellissimo museo qui a Tolentino. L'Ateneo di Macerata, soprattutto i docenti di archeologia e quelli di scienze della formazione, hanno lavorato insieme assemblando un puzzle, tanti pezzi, e facendo, secondo me, rivivere un museo già solidissimo, già pieno di cose interessanti. Ma alcuni musei, no, ci fanno lavorare tanto come visitatori. Questo è un museo che ti fa divertire e allo stesso tempo impari tante cose. L'altra cosa molto bella di questo museo è che è un museo inclusivo, aperto a tutti, aperto ai non vedenti, e questo è importante, e resta anche in questo caso, anche perché sono stati degli esperimenti proprio con i disabili per capire se questo esperimento funziona, e i risultati sono molto incoraggianti. È un museo, secondo me, adesso che deve essere aperto al territorio, questo vuole l'università ma anche il comune, anche al mondo della scuola, perché qui c'è tanto da imparare, non solo sulla storia locale ma sulla storia, insomma, anche romana, piceno, eccetera. Michele Spagnolo, amministratore delegato di Play Marche, lo spin-off dell'Università di Macerata, quali le tecnologie utilizzate per rendere appunto il museo inclusivo e per abbattere le differenze? Allora, c'è una web app che è ottimizzata per tablet, con all'interno contenuti in easy to read, e ci sono delle postazioni con alcune ricostruzioni 3D, ovviamente linguaggio braille, proiezioni, il tutto anche con i sottotitoli e tante piccole esperienze, compreso anche degli audio, dei suoni del villaggio piceno, quindi in tutto 20 esperienze museali che daranno la possibilità a tutti di apprendere e conoscere meglio il mondo dei piceni e il mondo romano. Sindaco, siamo vicino a quello che è da sempre il simbolo di questo museo. Il Museo Civico Archeologico si presenta sotto una nuova veste, particolarmente inclusiva, un museo aperto a tutti e per tutti. Assolutamente, Luca, la novità in effetti è anche testimoniata dalla possibilità di toccare un'opera, quindi un ipovedente può tranquillamente rendersi conto di come è fatta quest'opera. E questo è l'attualità, quindi il 3D. Tocchiamo con mano qualcosa che ha 7 secoli prima di Cristo, è meraviglioso questa cosa. Quindi l'inclusività non è soltanto perché è accogliente e anche tecnologicamente avanzato, ma anche nei confronti di coloro che hanno delle difficoltà. Questo ne è un esempio ed è una cosa all'avanguardia. Un museo come questo, in effetti, nel centro Italia potrebbe essere uno dei primi, e sicuramente con questa modalità una chicca che il visitatore può in qualche maniera immergersi nella nostra realtà, che va dal VII secolo fino all'età romana, con dei reperti archeologici di rilevanza e di valore. Questo uomo dei cavalli, questo meraviglioso simbolo che rappresenta la nostra terra, i Piceni, ci porta nel futuro, ed è questo il futuro. L'amore femminile nel melodramma del 1800 al centro del nuovo appuntamento del ciclo di lezioni della 17ª edizione dei Martedì dell'Arte, l'ormai tradizionale evento curato dall'Associazione Arte con il patrocinio del Comune e dell'Azienda dei Teatri, a seguire la lezione del professor Vincenzo Ruggero. L'incontro è in programma per domani, martedì 21 novembre, alle ore 18, nella solita location del Cine Teatro Cecchetti di Civitanova Marche. Da Civitanova Marche andiamo a Treia, leggerezza, sorrisi ma anche riflessione. Sono queste le parole chiave della stagione teatrale di Treia, che ha programmato nuove date
con un ricco e variegato programma davvero per tutti i gusti, a cui si aggiungono anche 4 domeniche da favola pensate per ragazzi e bambini. Si comincia il 9 dicembre con Donne in pericolo sul palco Vittoria Belvedere, Benedetta Boccoli e Gabriella Germani. Gli abbonati avranno diritto di prelazione anche per gli spettacoli fuori abbonamento, conservando poi il posto di abbonamento. I nuovi abbonamenti invece possono essere prenotati telefonicamente fino al 7 dicembre contattando l'ufficio cultura del comune di Treia. Questa era la nostra ultima notizia per quanto riguarda le video news. Prima dello sport andiamo a vedere che tempo farà per la giornata di domani. Il meteo per martedì 21 novembre 2023. Cielo nuvoloso con copertura in aumento, rovesci sparsi in mattinata per strutture convettive in ingresso dal mare, temperature in diminuzione nei valori massimi, venti inizialmente deboli sud-occidentali, mare molto mosso, possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.